Se uno si appoggia troppo si trova il rastrello in testa, almeno credo sia il rastrello, non sono sicuro. Poi volevo eliminare il muro, perché volevo fare tipo spazio aperto, quindi eliminiamo il muro. E anche qua. Ok. Quindi lo spazio è questo, ci metto anche un ombrello, perché essendo che ho l'espansione della pioggia, appunto, c'è sempre il problema che hanno bisogno di un ombrello. Allora, scegliamo il colore del portaombrello. Allora, nero e carino, mettiamo qui. Così. E qua ci metterei una pianta. E adesso mettiamo una piantina molto carina. Lo scopriremo, non credo comunque, non so perché mi dà la possibilità.
serve sto corridoio, non lo so. Effettivamente non serve a niente. A cosa serve questo corridoio? Però potrebbe essere magari uno scappozzino. Effettivamente, siccome è un po' inutile come corridoio. Cioè alla fine è uno che gli cambia andare in sala da pranzo, quindi qua o fare un angolo. Allora possiamo farci lo scappozzino, quindi io direi di spostare tipo questa roba qua. Ci facciamo uno scappozzino tipo da giardinaggio. E qua ci mettiamo. Noi spostiamo tutto e lo mettiamo così, possiamo metterci la porta qua così si può andare dal bagno anche per di qua. Vorrei raddrizzarla un po', però ora no. O la mettiamo qui o se non la mettiamo qui. È carina qui anche se sembra un po', diciamo, in castigo. Qua ci mettiamo una piantina perché secondo me ci sta un po' meglio. Mi tolgo un po' le cuffie perché mi sta un po'. Mi stanno un po' dando fastidio. Comunque ci possiamo mettere una piantina. Questa sembra un po' carina, ma è troppo grande. Troppo piccola. Sono tutte troppo grandi. Una piantina. Ecco proprio una piantina. Questa non sarebbe male, se no che. No, questa è troppo piccola. Questa non è male, non mi piace molto il vaso. Dai, possiamo lasciarlo così. Questo sarà lo scappuzzino, quindi non gli facciamo nessuna porta qui, dai. Oh, no, dai. In realtà ce le vedo due porte, quindi ne facciamo un'altra anche. Anche no. Vabbè, dai. Allora facciamo la finestra. Intanto tipo la cucina la facciamo il più lontano possibile, quindi magari la facciamo in questo angolo qui. E io direi di partire. Direi con una finestra, giusto per vederci qualcosa, poi al massimo la cambiamo. Quindi andiamo con la finestra. Finestra. Avevo detto prima di fare questa tipo, no? E potremmo anche tipo farne due. Ce la vedrei come finestra. Almeno così abbiamo un po' di luce. Usiamo un marroncino, dai, mi piace questo colore, quindi so che lascio questo colore. Innanzitutto ci serve la parte questa qui, così la mettiamo qui, ok. Poi mettiamo un po' di questa, così. Questa. Così. Qua ci mettiamo la chiusura. Ci servirà comunque, ne facciamo magari altri due, no? O solo uno. Bisogna tenere conto che c'è il fornello, il lavandino. Dai, ne facciamo un altro. Perché c'è anche il fornello, il lavandino, tutto quello che ci tiene dietro, quindi. Allora. Facciamo una cosa di questo genere, siccome qua vedete che fa questo specie di angolo, si potrebbe fare anche qui, quindi in sostanza l'angolo verrebbe così, il che non sarebbe male. Quindi ci mettiamo, un altro, e l'angolo però sarebbe sempre così. Oddio, perché viene storto? Non l'ho capito questo. Non ho capito perché sono di misure diverse. Proviamo a comprarlo di nuovo. Io voglio questo. Ah, non ho proprio di una misura diversa. Dicevo che la chiudiamo, ma anche chiusa secondo me.
fastidio questa cosa. Sopra di questa cucina, cioè io che cosa devo trovare di preciso?